Buongiorno a tutti e bentornati qua nella nostra galassia. Prima di iniziare il video volevo ricordarvi di iscrivervi al canale se non lo siete già e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle uscite dei nostri video. Ieri c'è stata una nuova live stream di Anthem dove sono state spiegate le aggiunte che verranno fatte nel prossimo update, quindi l'1.04. Spero sinceramente di non aver dimenticato nulla di quello che hanno detto, al massimo ci saranno delle rettifiche durante la patch note. La prima aggiunta fatta, risolvendo parzialmente il problema che riguarda l'uccisione dei boss dentro le stronghold, quindi le roccaforti, cioè il fatto che i player arrivino a spawnare le due casse prima del boss e uscire dalla roccaforte, ebbene questo problema è stato, diciamo, risolto con due aggiunte. La prima riguarda l'Elysian Cast, che è una cassa che spawna solo ed esclusivamente il boss finale e che conterrà sia dei consumabili per poter craftare i Masterwork, oppure degli oggetti estetici unici che dropperanno solo ed esclusivamente tramite quella cassa. L'altra aggiunta, in pratica, per aprire l'Elysian Cast bisogna avere una chiave, l'Elysian Key, che viene fornita facendo una determinata challenge giornaliera. Quindi entrate in Anthem, fate la challenge, guadagnate la chiave, fate la roccaforte, uccidete il boss, aprite la cast. Attenzione, la cast non è necessaria aprirla, ma si possono accumulare giorno per giorno l'Elysian Key. Questo perché ci verrà fornita un'Elysian Key al giorno con la challenge. Per la felicità di tutti, in realtà è una notizia doppia. Fino ad ora nessuno dei boss in pratica poteva rilasciare il bottino leggendario. Quindi noi facevamo il boss, ma tanto non poteva dropparlo. Ebbene, con la prossima patch lo potranno fare. Sarà migliorato inoltre anche il bottino in GM1. Attualmente è stato fatto soltanto in GM2 e GM3. Dalla live inoltre si vede l'aggiunta finalmente in fucina dei componenti dell'Australe. L'aggiunta dei componenti però non è l'unica cosa, verrà inserito anche il FOVO, il Field of View, che fino ad ora era una mancanza abbastanza grave e verrà rilasciata la patch per poter usufruire dei DLSS, che per i consolari plausibilmente non sanno manco che cazzo siano, ma per tutti coloro che hanno un Nvidia serie 20, come me per esempio, è una cosa che sicuramente farà sorridere. A me lo sta facendo, visto che migliorerà sensibilmente qualità grafica e FPS. Ultima piccolezza, è stato migliorato il corpo a corpo dell'Interceptor, che ancora è lo strale meno performante dei 4. In questo caso non è stato aumentato il danno, ma la mobilità mentre si sta colpendo in corpo a corpo. Bene, questi saranno i contenuti della 1.04 di Anthem. Aspettiamo comunque la patch note e vediamo che cosa ci porterà la BioWare, oltre a queste cose dette in live. Con questo è tutto, GG a tutti quanti.